Bentornati! Se vi interessa la musica per film, la musica per immagini e la musica applicata in generale, ascoltate con molta attenzione quello che ho da dirvi, perché vi confermo oggi quello che ho già in qualche maniera anticipato nelle settimane scorse, cioè il fatto che io e l'amico e collega Fabrizio Campanelli abbiamo aperto un nuovo canale YouTube che si chiama Scoring for Films. Troverete giù in descrizione il link per potervi iscrivere. È un canale completamente ed esclusivamente dedicato alla musica per immagini, alla musica da film, la musica per film, meglio, come diceva Ennio Morricone. In questo canale analizzeremo e scomporremo e guarderemo i raggi X diverse partiture, diversi lavori, diversi capolavori della musica da film. Spiegheremo alcune tecniche, alcune dinamiche e molte altre cose che credo possano essere interessanti principalmente per chi studia musica per immagini, ma anche comunque per chi è un semplice appassionato. Per cui vi faccio vedere ora un breve trailer di questo nuovo canale e ci vediamo tra un minuto. Volatina. Vediamo la volatina dei flauti, le trombe. Ecco, lui usa sempre molto sui timbri molto alti dei disegni. Cosa la vediamo adesso fare con le trombe? Cambia tempo, innanzitutto passa in 12 ottavi, archi elegantissimo. Facciamo vedere anche una pagina del manoscritto. Questa facciamo vedere una pagina del manoscritto, esattamente, quindi sì. Che poi comunque lo che sta tempo è anche il suono. Il trombo giusto è 66,8, ecco, che però la fa finire giusto, tu invece no. No, questi sono i singoli microfoni degli spot. Cioè. E le trombe e i corni separati, i timpani sempre dietro. Alla prossima, non mancate. Ciao. Eccoci, come avete visto, quindi insomma ci abbiamo messo tanto impegno. Il canale sarà attivo a partire da giovedì 11 aprile, per cui iscrivetevi e attivate la campanella. Abbiamo già preparato molti video che verranno caricati ovviamente nelle settimane successive. Nota importante invece per gli iscritti al mio canale: continuerò comunque a parlare di musica per film nella mia rubrica che si chiama, lo sapete bene, Le colonne d'Ercole. Quindi potete tranquillamente iscrivervi al nuovo canale e restare iscritti anche a questo, che è gratuito e non costa niente essere iscritti entrambi. Per cui siate fra i primi, iscrivetevi e da giovedì 11 aprile il primo video. E buona musica a tutti!